Oggi vediamo insieme come effettuare una ricerca avanzata sul portale Bibliomarche Sud. Siamo in home page, clicchiamo su Ricerca avanzata. La schermata che si apre ci presenta una serie di elementi che concorrono ad individuare la risorsa, il titolo, l'anno di pubblicazione, l'autore, l'editore, eccetera, tutte quelle che vediamo elencate. Per ogni singolo elemento della ricerca abbiamo la possibilità di valorizzare una o più parole utilizzando questo bottone qui a destra, che mi dà la possibilità di aggiungere delle righe. Per ciascuna riga posso indicare una parola che nel titolo deve essere presente, assente, posso segnalare questa parola come inizio del titolo, posso dire che è il titolo esatto della risorsa che sto cercando. Facciamo un esempio. Stiamo cercando un libro che parla di sposi, quindi seleziono la mia biblioteca, poi il titolo contiene e indicherò la parola che deve essere contenuta nel titolo, sposi. Allo stesso tempo però non voglio che la mia ricerca sia piena di copie dei Promessi Sposi, ad esempio, quindi se utilizzo anche la seconda riga dicendo che il titolo non contiene la parola promessi. Avvio la mia ricerca e ho 24 risorse a San Benedetto del Tronto. Come vedete ci sono dei video, ci sono dei libri per ragazzi, dei cataloghi d'arte. Nessuna di queste risorse rimanda o contiene il capolavoro di Alessandro Manzoni. Torniamo alla pagina ricerca avanzata. Puliamo i campi della ricerca e facciamo un altro esempio, dicendo che ad un livello ulteriore di funzionalità della ricerca avanzata abbiamo la possibilità di includere ed escludere singoli elementi in base a determinati valori che assumono e che noi possiamo preimpostare. Cioè, finora abbiamo visto le parole che dovevano essere presenti o quelle che volevamo escludere, ad esempio, dal solo elemento titolo. Adesso invece vogliamo, ad esempio, sapere se ci sono libri che hanno come titolo esatto Il dubbio, ad eccezione di quello di Luciano De Crescenzo che già conosciamo. Valorizzerò la stringa relativa al titolo dicendo che il titolo appunto contiene l'esatta composizione di parole Il dubbio e che l'autore non deve contenere, l'elemento autore non deve contenere De Crescenzo. Avviamo la nostra ricerca e troviamo due risorse, una collana e un testo a stampa. Come vedete, nessuno dei due è quello di Luciano De Crescenzo che abbiamo detto al sistema di escludere dalla nostra ricerca. Torniamo su ricerca avanzata, facciamo un altro esempio dopo aver pulito appunto la maschera di ricerca. Cerchiamo adesso su tutto il polo, ad esempio. Possiamo specificare la combinazione di più elementi e per ciascuno di essi possiamo fornire indicazioni su cosa escludere e cosa ricomprendere nella ricerca. Ad esempio, posso dire che nel titolo voglio utilizzare due elementi, ad esempio. Deve essere presente contemporaneamente sia, quindi qui indicherò and, cioè entrambe le affermazioni che faccio compilando queste due righe devono essere vere. Quindi il titolo inizia con
Harry Potter. Il titolo contiene la parola camera. Indichiamo anche l'autore e avviamo la nostra ricerca. Abbiamo trovato in polo tutte le edizioni della Camera dei Harry Potter e la Camera dei Segreti. Tutte queste questi risultati della ricerca verificano la condizione che avevamo inserito, e cioè che contemporaneamente il titolo doveva iniziare per Harry Potter, doveva contenere la parola camera e l'autrice doveva essere la Rowling. Proviamo a combinare diversamente gli elementi. Pulisco sempre la mia maschera di ricerca. Valorizzo più elementi nel titolo e dico che l'una o l'altra affermazione che faccio nel titolo deve essere vera. Il titolo contiene camera, oppure il titolo contiene la parola segreti, perché mi ricordo che nel titolo c'era o l'una o l'altra parola, non ricordo quale delle due. L'autore è sempre la Rowling. Quindi il sistema cercherà in OPAC tutte le risorse che sono riconducibili all'autore Rowling e che presentano nel titolo o la parola camera oppure la parola segreti. Una delle due è sufficiente perché il risultato, perché l'elemento, la risorsa entri nel risultato della nostra ricerca. E infatti, ancora una volta, il sistema ha individuato i libri che stavamo cercando. Facciamo un ultimo esempio. Puliamo ancora una volta la schermata di ricerca. Indichiamo tre campi da valorizzare come elementi del titolo e scegliamo l'operatore booleano not, cioè non si devono verificare queste tre condizioni che indichiamo adesso nel titolo, cioè il titolo non deve contenere la parola camera, il titolo non deve contenere la parola prigioniero, il titolo non deve contenere la parola principe. L'autore è Rowling, perché questi tre titoli li abbiamo già letti, La Camera dei Segreti, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il principe mezzosangue, vogliamo conoscere gli altri titoli, quindi escludiamo i libri della Rowling che nel titolo contengono la parola camera, la parola prigioniero e la parola principe. Avviamo la nostra ricerca e infatti troviamo gli altri libri della saga di Harry Potter. Abbiamo escluso quei tre che abbiamo detto. Sono presenti anche i libri della Rowling, non della saga di Harry Potter. Ultimo esempio, puliamo ancora, giusto per vedere come funzionano anche gli altri elementi della ricerca, ma il principio è esattamente lo stesso. Vogliamo sapere se nella biblioteca di San Benedetto ci sono dei libri della saga di Harry Potter, della Rowling, in lingua inglese. E abbiamo trovato una copia di Harry Potter e i doni della morte disponibile a San Benedetto. Bene, per oggi è tutto, vi ringrazio e alla prossima iniziativa.